Salve a tutti cari sconosciuti, io sono Ferry, lo se preferite My Loki. In questo video della serie Prims vorrei parlarvi di Little Nightmares 2. Come sempre, prima di proseguire vi ricordo che questo video non è né vuole essere una recensione, visto che si tratta più che altro di opinioni molto personali, molto di pancia, e non conterrà spoiler, visto che a schermo vi mostrerò soltanto delle sezioni iniziali dei vari livelli, quindi non vi faccio vedere mai come finiscono e ovviamente non vi faccio vedere il finale. Qualora siete curiosi di vedere la mia prima run sul gioco, ho fatto appunto la blind run su Twitch, poi l'ho anche ricaricata su YouTube, quindi potete tranquillamente trovarla sul canale e vedere un po' le mie impressioni a caldo. Mentre per quanto riguarda questo video, prima di scriverlo e registrarlo, ho ovviamente rigiocato il gioco per i fatti miei e l'ho anche completato al 100%. Che dire, Little Nightmares 2 mi ha colpita per certi versi anche più del primo Little Nightmares. Non voglio fare discorsi sulla storia di per sé, però una cosa che ci tengo a dire è che ho apprezzato è che ho avuto l'impressione che questo gioco è un po' più incentrato sulla psiche, mi sembra un po' più legato alla sensibilità personale, proprio ai sentimenti, alle sensazioni, all'abbandono, alla perdita di se stesso, mentre invece magari il primo Little Nightmares trattava, mostrava situazioni un po' più carnali, fatemi passare il termine, più legati alla corporeità, fosse anche solo la fame di Six. Nello specifico questa cosa l'ho notata a partire dalla fine della prima fase, cioè il momento in cui si arriva alla città, mentre l'inizio è molto Little Nightmares, proprio Little Nightmares 1, la sezione col cacciatore che si è vista in mille milioni di trailer. Dalla città in poi ho notato questa differenza. Ci sono comunque corpi, cadaveri, no, non manca l'organicità, ok? Però è nascosta, la si deve cercare. Infatti molte zone segrete non le avevo trovate ed effettivamente magari all'interno di queste zone si trovavano delle persone morte, ad esempio in decomposizione, del cibo marcio, però è tutto appunto messo in secondo piano. Ciò che traspare inizialmente invece è questa forma di sporcizia pulita, cioè tutto asettico, inumano. Almeno questa è la mia sensazione, non ho fatto un'analisi approfondita del simbolismo, però mi ha dato questa impressione e devo dire che personalmente mi ha colpito di più e di conseguenza mi ha fatto anche molta più ansia. Partiamo subito però col dire cosa non mi è piaciuto di Little Nightmares 2, ovvero i combattimenti. Per essere specifici, non sono vere e proprie battaglie dinamiche, visto che possono essere considerate di più come puzzle che si muovono, però c'è comunque quella componente di casualità e di hitbox anche un po' pazzerelle, che ovviamente i comandi del gioco non sono esattamente responsivi, non stiamo parlando di un picchiaduro, per cui comunque c'è un po' questa sensazione di sapone. Diciamo, questo insieme di cose mi hanno reso un po' odiosi determinati passaggi, e anche rispetto ai mille tentativi che ho fatto in live, quando l'ho rigiocato per i fatti miei e ci sono riuscita velocemente anche alla prima volta, spesso e volentieri, comunque non li ho trovati appaganti, li ho trovati fastidiosi, non difficili ma tendenzialmente frustranti, più che altro perché tutto il resto del gioco non si basa su questo, visto che anzi una cosa che mi ha colpito fin dal primo Little Nightmares e a maggior ragione in questo è la fluidità con cui tutto avviene e come sia facilmente intuibile cosa fare e come subito, cioè sono degli enigmi, ma sono degli enigmi estremamente intuitivi che portano il gioco a essere quasi un film interattivo. L'ho sempre adorata questa cosa, il tempo vola giocando Little Nightmares perché tutto immediato, quasi tutto, per carità, ci sono magari dei passaggi non immediati, dipende dalla persona, però è tutto molto molto fluido, mentre invece durante i combattimenti si ha quella sensazione di legnosità che nel resto del gioco non c'è. Per cui mi è piaciuta l'idea di inserirli, l'ho apprezzata tanto, anche le sorta di boss fight, diciamo, sono una bella idea, però la resa non mi ha convinta. E a proposito di fluidità, non posso non menzionare proprio il fatto che il protagonista Mono, il ragazzino, viaggia con Six e ci sono effettivamente dei momenti di collaborazione in cui Six partecipa attivamente all'avanzamento. E nonostante sia controllata, diciamo, programmata, quindi non è un altro giocatore, è tutto super fluido, super immediato, lei prende iniziativa spesso e volentieri, sembra quasi di giocare con un'altra persona,
è tutto fatto veramente bene. Non mi è mai capitato, ho fatto anche 3 volte, 4 volte alcuni passaggi per registrarli, non ho mai avuto l'impressione che lei si bloccasse, che si incantasse, che si incastrasse, è sempre stato tutto immediato, e l'ho apprezzato tantissimo. E sembra una sciocchezza, che comunque Little Nightmares è certamente non un gioco così complesso a livello di programmazione, però intanto funziona e non è una cosa da sottovalutare, specialmente al giorno d'oggi dove i giochi escono e sono la fiera del bug. Altri due elementi eccezionali, presi chiaramente, che ripresi dall'originale Little Nightmares, ma che in questo caso danno a maggior ragione il loro meglio, sono l'illuminazione e il comparto sonoro in generale. I suoni ambientali sono semplicemente incredibili e riescono a trasmettere degli stati d'animo, la corporeità, l'atmosfera, anche senza che vi sia un singolo dialogo. Per quanto riguarda le musiche, invece, ritorna il tema principale di Little Nightmares e in questo caso ha anche un impatto narrativo, quindi è proprio interno alla storia. E il risultato è eccezionale. Probabilmente finirete il gioco e continuerete a pensare per ore, se non per giorni, a quel tema, che ha delle note che raggiungono veramente il cuoricino e non sempre lasciano una sensazione positiva. E stesso dicasi anche per l'illuminazione, che ovviamente va a braccetto con quelle che sono le inquadrature, la regia fondamentalmente del gioco, visto che è a telecamera fissa, per così dire, noi non possiamo regolarla e quindi sono stati gli sviluppatori a decidere cosa inquadrare, come e dove, come muoverla, e quindi per questo vi parlo anche di un film interattivo. È la combinazione illuminazione e posizionamento della telecamera riesce a creare inquadrature semplicemente disturbanti, molto potenti, e nonostante non ci sia nulla di esplicito, di gore, di particolarmente violento, comunque c'è una violenza psicologica, anche solo simbolica, magari avviene qualcosa di simbolico, ma tu, giocatore, comunque ne resti segnato, quindi veramente un ottimo, meraviglioso lavoro. All'interno dei vari livelli sono presenti dei cappelli da raccogliere come collezionabili, che possono essere anche indossati, quindi per cambiare l'aspetto del protagonista, e sono presenti anche delle creature, non vi dico cosa sono, anche se magari, no oddio, forse nella registrazione non le vedrete perché le ho già raccolte tutte, però comunque sono presenti delle creature nascoste, che vanno trovate, appunto, come appunto accade anche nel primo Little Nightmares, però in questo caso raccoglierle tutte permette di ottenere un piccolo extra alla fine del gioco, quindi sono anche legate alla storia, sono meno collezionabili di per sé ma proprio facenti parte della narrativa. In buona sostanza, per me Little Nightmares 2 prende il meglio del gioco precedente e fa quel piccolo ma importante passo in più. Mi affascina tantissimo, specialmente al giorno d'oggi, la scelta di creare una storia silenziosa, visto che appunto dialoghi non ce ne sono, è quasi completamente, per quanto ci siano dei punti chiave, ma quasi completamente soggetta all'interpretazione per la comprensione. Inoltre rispetto tantissimo la scelta dei sviluppatori, stando alle loro dichiarazioni, che per carità possono cambiare opinione nel tempo, però stando a quanto detto dagli sviluppatori, non ci saranno altri Little Nightmares. Gli sviluppatori si dedicheranno a nuove IP. E questa cosa non è da poco, visto che comunque è stato un gran successo, a quanto pare, Little Nightmares 2, e questa poteva essere una scusa per mungere. E in realtà non ci sarebbe stato neanche troppo di male, perché se esce fuori un Little Nightmares 3, che ci stava tranquillamente, anche senza approfondire discussioni sulla storia, ci stava, tanto di cappello significa che hanno l'onestà di non volere continuare a spingere su questo e puntare ad altro, ed è una cosa che ho sempre rispettato e non va sottovalutata neanche questa, specialmente appunto in un mercato di remake, remastered, sequel, prequel e spin-off. Per cui, escludendo quella piccola nota stonata che è il combattimento, in realtà in linea di massima Little Nightmares 2 l'ho trovato molto più vicino alle mie corde del primo in tutto e per tutto, e come ho detto prima mi ha in realtà turbato molto di più rispetto al predecessore, e per quanto questo sia chiaramente molto soggettivo. È un gioco che mi ha colpita, forse non è lunghissimo, forse non è rigiocabilissimo, però per il suo prezzo, per il suo genere, per ciò che è, per ciò che vuole trasmettere, credo che sia praticamente perfetto, curatissimo e in grado di lasciare il segno. Inoltre, ultimo ma non meno importante, mi ha fatto venire voglia di rigiocare il primo e completarlo al 100%. Ma a questo punto ditemi la vostra, cosa ne pensate? Se siete rimasti soddisfatti, se siete rimasti delusi dal fatto che non ci sarà, almeno a quanto dichiarato fino ad ora, un Little Nightmares 3?
ditemi un po' la vostra. Detto questo, io vi ringrazio per l'attenzione e noi ci sentiamo, ci vediamo nel prossimo video.